Hello, welcome everyone. Good evening, guys. Buonasera a tutti, ragazzi. Benvenuti, benvenuti a questa nuova serata di questo torneo, il giorno 8 del torneo Honor Top Gun. Ci siamo belli carichi. Fatevi sentire in chat, ragazzi. Fatemi sapere subito se audio e video sono come al solito a posto. Iniziamo con i saluti. Buonasera Gabo, hallo Gabober, hallo Yanka, welcome. Ciao Angela, benvenuto, benvenuta. Hallo Panshiri, ciao King, benvenuto. E chi altro più? Ciao Salvo Destroy, grazie per i cuori ragazzi. Hallo Mordi, welcome. Hallo Genius, welcome bro. So, we are ready guys. You ready? Fatemi sapere, raga, in chat gentilmente se non si sente, Salvo? Dici sul serio? Ah, mi stai trollando praticamente. Si sente e si vede bene, ragazzi? Fatemelo sapere qui in chat gentilmente. Bene, raga, partiamo subito con i risultati di ieri. Ve li mostro con la nuova grafica del nostro maestro Simone Tsunami. La vediamo subito. Tac! Bene, rispolveriamo un po' le partite di ieri. Salutiamo anche il Nightbot. Quindi ieri abbiamo visto i Mini Executor contro i Wolfpack, i Wolfpack contro le Ladies, i Mordi contro le Ladies, i Jekylls contro i Mordi. Legalize contro i Sexy, gli Immortals contro i Jekylls e gli ITV contro gli Old Boys. Perfetto, grazie Salvo per avermi detto. Ecco qua, cominciamo bene, scambia la sua dama per un uomo. Grazie per avermelo fatto sapere, Salvo. Ciao Dani, benvenuto in chat, buonasera a te. Bene ragazzi. Vi piace la nuova grafica del nostro maestro Simone Tsunami? Ditemi sì in chat. Bleh. Mo' Danilo Cavacciuolo, dov'è? Iniziamo subito col botto. Voglio la ricetta. Aspetta, qualche minuto, Salvo. Bene. Una volta visto i risultati di ieri, ragazzi, vi faccio vedere il programma di oggi del giorno 8 e nel contempo, mentre vediamo il programma odierno, io passo la parola ai miei colleghi qui in vocal che magari ci dicono due parole. A voi la parola, ragazzi. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti gli onorevoli, buonasera a tutti. Good evening, brother and sister, ok? Un po' di inglese anche da parte mia, va bene. E niente, che dire, stasera ci abbiamo delle partite interessanti, come quasi tutte, anzi, tutte le sere, insomma. Sarà un'altra bella giornata, bella combattuta. Speriamo in tanti bei incontri e speriamo senza ban. Ciao, Salvo. Signore, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera, Ste. Ciao Stefano. Io naturalmente sto già elaborando il da farsi. Aspetta, attendiamo l'arrivo delle squadre, anche perché molte non sono presenti nel vuoto, anche secondo il regolamento è d'obbligo essere presenti. No, Angela, stasera non do proprio una ricetta vera e propria. Diciamo che stasera, se posso, Cesare, Vai, vai, Dani, vai. niente, stasera volevo sdrizzarvi con il famoso, Cesare sicuramente lo conosce, aperitivo barese. Allora, molti possono Con la frutta di pensare, mare.
I nostri amici settentrionali possono pensare allo spritz, alla perisprizza, per i cena, per i pranzo, per i tutto. Ma noi, il nostro aperitivo a Bari è fatto con il crudo di mare, quindi con un bel piatto, già dalle 9 della mattina, vi posso assicurare, un bel piatto di frutti di mare crudi, come gli allievi, le cozze pelose, i ricci, le canestrelle, rigorosamente per i veri amanti del crudo barese, perché sennò ti prendono a brutte parole, senza limone, perché a me hanno insegnato così, quindi senza limone, con una briglia ghiacciata, sempre solo peroni, perché a Bari la peroni è di moda, regna sovrana, diciamo, regna sovrana, diciamo che è il pret-à-porter, diciamo, della birra, il Trussard, il non so, l'Armani, ecco, delle birre. E niente, che dire, noi iniziamo così la mattinata, con una colazione da campioni. Esatto, va bene, ragazzi? Nere o pelose, che si vuol dire. Eh sì, ho detto, cose nere, cose pelose, insomma, di tutto di più. Ok, ragazzi, quindi se venite dalle nostre parti. Ciao, morti. Spaghetti mafia. No. Cesar Bollic, spaghetti mafia language. I love it. Thank you, bro. Thank you. Bene, raga, quindi posso, Dani? Hai concluso? Vai. Oh, Peroni e la Riz Dottorama e Z. Bra. Grande Alpio. Soposco. Forza Bari. Forza Bari, sempre. Quindi, ragazzi, vai, raga, finite. No, no, volevo dire semplicemente che Alfio mi sa che è il nostro old banana. Sì. Sei tu, Alfio. Lui è mezzo barese e mezzo russo, correggimi se sbaglio, sì, Alfio. Esattamente. Angela mi aiuta. Mi sono dimenticato i polipi, ragazzi. Quindi, ecco qua. Bene, ragazzi, poi torniamo a noi dopo questi minuti, sì, sì, insomma, di scherzo. Esaminiamo l'angolo della cucina. Esatto. Chiudiamo il discorso, Benedetta Parodi, la salutiamo, ancora in live, non si sa mai. Quindi, ragazzi, il programma di oggi che andremo a vedere, vedremo i mordi contro i mini executor, andate e ritorno, ovviamente, ancora qualificazioni, mini executor contro Eagle Eye, le Ladies contro gli Immortals, i Wolf Pack contro l'Eagle Eyes, i Jekylls contro l'ITV, gli Old Boys contro gli Old Guys Rule, ed infine, per chiudere questa meravigliosa giornata, vedremo i Sexy contro i Saw. Bene, partita di andata. Per un finale tutto italiano, tra l'altro. Sì, esatto. Partita di andata dei mordi contro i mini executor, che si svolgerà sulla mappa ship, se Stefano mi dà conferma gentilmente. Confermo ship all'andata e prep per il ritorno. Benissimo, se vuoi già iniziare ad andare ad avvisare le squadre, se certamente così partiamo. Certamente. Io nel contempo inserisco il codice. Ciao Enzo, benvenuto. Hello Brutal, bro. Welcome. No, bro. We start now. It's okay. Cammy sta rilassato stasera. Ecco qua. Ho notato che è rilassato. Le friselle con olio, pomodoro e sale, Turrican. Danilone italiano. Oh Gianni, benvenuto. Allo Yanka, welcome sister. Allo. Ciao Ciro, buonasera a te, benvenuto. Salutiamo ancora una volta il Nightbot, che afferma Camise, Cesare,
se Cesare mi permette, Cami, secondo me se l'ha fatto 3 litri di tavernello. Sì, stasera. Sicuro, ma anche 4, secondo me. Turican dice, sapere che pensavo ieri? Pazzerotti fritti. Thank you too, bro. Thank you, Turican. Comunque Enzo è sempre colpa del sale, alla fine. So, vero, the game, guys. Let's go. The first game of the day. Vediamo subito i morti all'attacco. Dall'altro lato i mini executor con Sasuke. Subito che si fondano sulla borsa i mini executor al momento. Vediamo Mila Berti, Neo e Key. Questo è difficile da pronunciare il nome. Pichus sulla borsa, i morti recuperano subito la borsa e si fiondano nella loro base per difenderla possibilmente fino a fine partita. Bled, aggiungerei. Vediamo Franky il minatore con la sua Shelly Smart Bomb. Bandos, Vicious, Bandos sulla destra e il fattore da Neo sulla sinistra subito. Questo Honor non è anonimo, lo chiamo anonimo. Vediamo il push da destra di Tony Maoni che muore per la smart bomb di Mila Berti. Bandos sanguina, Firefly con Apollo, Tasket che strussa il suo compagno di squadra ma purtroppo cade giù, Vicious che fa fuori con il suo first aid Firefly. Tony Maoni sulla destra della base nemica, ancora Vicious sulla borsa, Neo, Mila Berti e Key. High Strike che non va a buon fine, anonimo sul lato sinistro della mappa con Bandos e Sasuke. Ancora pushano la borsa, Tony Maoni, 2 kill. Gli executor prendono con la forza la borsa. Ancora un MP di qui, un MP di lì, e in base finì. Ancora MP, Sasuke sulla borsa, anonimo al centro della mappa. Vediamo Neo sul lato sinistro della base nemica con Sharon. Bandos si supporta la squadra con il suo Moses. Ancora anonimo sulla destra, Mila Berti al centro della mappa che fa fuori Firefly con le sue smart bomb letali, direi. Franky sulla sinistra della mappa supportato da Neo e Mila Berti. Tony Maoni spruzzato, viene fatto fuori da Neo Sharon che recupera la borsa e corre, 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 è arrivato in mezzo. Super Q, anonimo sulla destra con la sua smart bomb tenta di far fuori Franky ma non riesce. High Strike che fa fuori anonimo da parte di Vicious. Tony Maoni che uccide Mila Berti. Ancora Neo con Sharon sulla borsa, killato da chi? Da chi? Da chi? Ancora push della squadra nemica, Tony Maoni fa fuori Vicious, Mila Berti, Tony Maoni, Bandos Key. Bandos sono io, Enzo. Porta. Spruzzato. Mila Berti cade giù. Ancora sulla borsa, ragazzi. Sasuke che spruzza maledettamente il suo compagno di squadra e dice la borsa è mia. Neo ancora con Sharon. Non lo vede. Vediamo che i morti si preparano al push. Firefly viene fatto fuori dall'andor di chi? Neo cade giù, Mila Berti sulla borsa. Con Moses riesce a far fuori Sasuke. Bandos al centro della mappa. Fa fuori Mila Berti. Rimane con un briciolo di vita. Neo. Sasuke respawna. Airstrike di Neo. Franky si salva con il fumo ma poi cade giù da per mano di Bandos. Airstrike riesce a far fuori Sasuke. Ancora Neo cade giù per la smart bomb di Anonimo.
Mila Berti sulla corsa, ma ha bisogno di un boost che al momento non c'è, cade giù per fare il fly. Ancora Anonimo sulla borsa, ASI Vicious fa fuori due di loro, prepara una push. Ancora Sasuke sulla borsa con un briciolo di vita. Neo pusha, riesce a far fuori Frankie. Sasuke, scusate, recuperano la borsa i ragazzi. Mila Berti sulla borsa con Moses, rimane in attesa di un boost che non arriva dalla sua squadra, e vincono la partita. Vittoria per i morbi. Vediamo subito i capi. Key con Dutch, PTU, Iniettore, Landau ed MD. Vicious con Snake, First Aid, Machete, Ice Strike ed MD. Ed infine vediamo Neo con Sharon, XL20, Shotgun, Machete, Opticamo e Adrenalina. Risultati, vittoria per i morti, 88 a 69. Direi bello acceso questo inizio, raga. Allora, Nisar, come, welcome, bro. Come avevo pronosticato, hai visto, Cesar? Bella, bella accesa, bello acceso questo inizio. Bello, bello, bello. Ma non lo so cosa cercano in chat, Cesare, se vai per leggere un po', c'è qualcuno che vuole mangiare, non ho capito, un calzone, non lo so, è sfuggito un attimo di mano la chat, successo. Sì, esattamente, si è discusso di tutto, quello che della partita, ecco qua. Bene, Nina Villi, mi spiegate l'ingresso di Nina Villi. Nella pizza, combinati i calzini. Dov'è? Non vorrei capire come siamo arrivati a Nina Pizzi. Nina Villa Pizzi. Oh, Nina Pizzi, destroia. Comunque, Enzo, sono io che mi trattengo dalle risate. Mannaggia, ecco. Io stavo dicendo, non fornisci mai la mappa. Sì, c'è stato un attimo di lag, di bug. Corre. Poi giustamente con Sharon non lo vede nessuno, e meno male. È come se dicessi che Miro non viene flashato, insomma. Wow. Esattamente. Va bene, ragazzi, dai, torniamo a noi, che è troppo lo spirito. Troppo lo spirito. Bene, quindi vedremo le medesime squadre, Morbi contro Executor, nella partita di ritorno su Tlensk. Giusto, Stefano? Giustamente, giusto. Perfetto. Giustissimo. Vai ad avvisare le squadre. Io nel frattempo inserisco il codice. Don't forget to hit the like button, guys. Non vi dimenticate il mi piace, ragazzi. Mi raccomando, il mio codice promo se fate acquisti su My Games. Quindi molto, molto acceso questo inizio partito. Sì, sì. Molto acceso, mi è piaciuta. Bello, bello. Bella mappa, diciamo. Bella gara. Sì, E soprattutto correvano, che è una meraviglia. Sì, io l'ho fatto notare. Cioè, a me piace un sacco questa mappa, è la mia preferita. Orietta Berti, mamma mia. Salve. Corre. Ivano, non l'ho visto ancora in chat. Mi auguro che farà le domande stasera. Simo, se mi ascolti, magari gli mandi gentilmente qualche messaggio in privato ad Ivan per capire se c'è stasera per le domande e per moderare la chat gentilmente. Grazie. Vi ripropongo i risultati
del settimo giorno, ragazzi, con una nuova grafica da parte di Simone Tsunami, per chi se li fosse persi. Quindi diamo un occhio molto velocemente. Ok, avvisate le squadre, Cesare, ci siamo. Let's go, guys. We have a game. Wow. Velocissimo. Ritorno, mordi, executor. Vediamo subito l'azione da parte delle due squadre. Doppia strike da parte dei morti. Firefly sulla boss. Con JB. Corre via verso la sua base, protetto dalla squadra. Sasuke, il cecchino. Va fuori Yarrako, Apollo, se non ho visto male. Villa Berti sulla destra della mappa. Era la base nemica, scusate. Va fuori Firefly, ma cade giù per mano di Sasuke. Bandos con Sharon sul lato destro. Va fuori Ki. Scompare, riprendendo vita forse. Ancora su Vicious e cade giù per mano di Yarrako. Ancora Firefly, push da parte di Firefly. Villa Berti cade giù per mano di Firefly. Vediamo chi sul lato sinistro della mappa, che rimane in attesa della sua squadra. Bandos ancora con Sharon. Riesce, no, non riesce a far fuori chi muore per mano di chi. Neo sul lato sinistro della mappa. Vediamo una macchina che arriva, ma viene spazzata via da Daud e Tony Maoni. Sasuke butta giù Neo. Ancora Mila Berti sulla destra tenta di prendere la borsa, riesce ma è molto indebolito e muore. Yarrako fa fuori Tony Maoni e Firefly. Partiamo bene da parte di Vicious, che non va a fine. Ancora sul lato destro Neo e Ki. Neo riesce a far fuori Bandos, ma viene ucciso dal live strike di Sasuke. Ancora Anonimo con Diana sul lato sinistro. Mila Berti, Bandos ancora con Sharon. Vediamo Diana, tenta di dar fastidio ai nemici con il suo gas. Villa Berti, live strike, non va a buon fine. I mordi sicuramente si staranno organizzando per un push. Chi uccide Bandos? Neo cade giù per mano di Firefly. Sasuke sempre scusato da parte di Tony Maoni. Vediamo il push della squadra nemica dal lato sinistro della mappa. Mila Berti indebolito, già in seconda vita, cade giù per mano di Anonimo. Yarrako, Vicious viene ucciso. Ancora Bandos con Sharon che fa fuori Ki. Il push nemico viene subito fermato. Difesa compatta qui da parte dei mini executor. Lì è una mappa dove sta Starter ci sguazza proprio. Muore per la sua stessa Lamon. Neo sul lato sinistro cade giù per mano di Sasuke. Ancora lui che uccide Vicious. Firefly rimane con un filo di vita per la Smart Bomb e la partita volge al termine. Vittoria per gli Executor. Vediamo i capi. Al termine. Tony Maoni con Dutch, Rotogan, Iniettore, Landau, Adrenalina. Vediamo come giocatore di valore Sasuke con il suo cecchino Snack, AV, Lupara, Airstrike ed MD. Ed infine vediamo come killer inarrestabile Bandos con Sharon, Shotgun, Macete, Opticamo e Adrenalina. Statistiche. Vittoria per i mini Executor 100-19. Diciamo che questa seconda partita è stata senso unico. Sì, che dici, Cesare? Sì, sì.
Molto, molto, molto. Si sono un Hanno po', preso. secondo me, lasciati andare per la sconfitta della prima partita, per come la vedo io. Guarda qui, guarda. Le statistiche sono impietose in questo caso. Sì, purtroppo sì. È la pura Beh, verità, insomma, va. 11, 11, 9, insomma. Cioè, io guardo uno zero di Tony Mahoney, incredibile, però ha Vabbè, tenuto ma la borsa. no, a parte, ma è robusto comunque, devi vedere gli assist pure. Certo. No, sto guardando, io no. Ho detto risalta quello zero, no? Però Sì. c'ha 15 assist, quindi sono altrettanto importanti. Insomma, una partita, che dire, un po' così a senso unico. Quindi hanno pareggiato 1-1, giusto? No, 2-0 per gli executor, giusto Stefano? Ah, 2-0, Sì, ok. giusto Mi Ste? sono perso. Sì, No, ci è che hanno stavo vinto. pensando. Mi sono No, no, distratto con l'Ira. no, 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 Cesare, mi sa che la prima hanno vinto i Mordi, sai? Dici? Mi sa che sì, mi sa di sì, che in ship se la sono scelta buona ovviamente la mappa, perché qui, come hai notato, poche armi lunghe. Sì, ma comunque loro giocano bene sulle mappe strette, i Mordi, eh. Assolutamente, assolutamente, ma difatti se la scelgono proprio, se la scelgono giusta. One to one, Gabober. Angela, sette portate, ma sette portate dove? Alla Caritas, sette portate. Siamo in orario con le partite, se? Assolutamente. Sì, Perfetto. diciamo che Siamo 5 minuti, dice. esatto, 5 Anticipo? minuti di ritardo, no, 5 No, minuti di ritardo. ritardo, Quindi ragazzi, vediamo ma i subito il ragazzi ci programma. hanno chiesto. Perfetto. Vediamo subito il programma. Quindi adesso vedremo i mini executor ancora contro l'Eagle Eyes. Due partite, andata e ritorno. Andata su Tlensk, ritorno su Ship. Confermi, Stefano? Confermo, confermo. Perfetto. Gabo, Gabo che scrive, non mi fate incazzare. 1-1. No, tranquillo, Gabo, tranquillo. Il bello è che non è italiano, eh. Vai, Ste, puoi andare ad avvisare Ok. i ragazzi volendo. Bene, Angela, vado. basta, Angela. Io nel frattempo inserisco il codice. Che ne pensate sulla nuova grafica, ragazzi? Vi piace la nuova grafica di Simone Tsunami? Mamma mia, Io spettacolo, direi ragazzi! spettacolare questa strada che percorrono le Bellissimo, squadre verso bellissimo, il podio. bellissimo, Secondo me è qualcosa di bellissimo. fenomenale questo effetto. Ma poi dagli occhi sembra che esce il laser se Sì, guardi sì, sì. bene. È bellissimo questo qua. Questo Spettacolo. effetto è bellissimo. Simone, over the top. Top Gun Cuisine. Smettiamola, basta, basta. Facciamo i seri, ragazzi, dai, per Dio. Dai, Forza. facciamo insieme. Ma c'è Angela che sta combinando il macello in chat. Scusami, Cesare, non lo so, due agnelli al forno con le patatine, in casino sta combinando. Ma non ha mangiato la ragazza stasera? Penso di sì, io non ho mangiato sicuro. Mangerò più Ciao, tardi. presidente! Pino Bled. Yo. Presidente, We have a game, buonasera, guys. presidente. Let's go. Mini executor against Eagle Eyes. We can see above Helgefeblad. Airstrike sulla borsa? Da parte di Sasker che apre la porta? Che è successo? Si sono fermati, ragazzi? Qualche ba a posto. Dove sta? Non li vedo. Ah no, sono tutti sul lato sinistro. Benissimo. Firefly sulla borsa. Abover muore per mano di Tony Maomi. Rambo con Zloi e Fumo questa volta. Tenta di far fuori il suo nemico con il Tomahawk. Vediamo se riesce. Ma purtroppo cade giù per Stasker, che è un cecchino formidabile, lo dico ogni sera. Vediamo Mazen con la macchina, vediamo cosa riesce a combinare. Purtroppo nulla. The car is down.
Odd Banana cade giù per mano di Sasuke. Tony Mahoney ancora fa fuori Mazen e Abover. Rambo con il suo droid fumo. Froggy viene ucciso da Tony Mahoney. Rambo ha perfettamente ancora ragione, presidente, ha perfettamente ragione. Cade giù per Sasuke. Odd Banana muore per mano di Bandus Sharon. Froggy con Sharon nella base nemica. Vediamo se nulla. Viene ucciso dalla lupara di Sasuke. Vediamo ancora a Bobber, Old Banana, Bandos con Sharon che dà fastidio ai suoi nemici. Ancora Sasuke che fa fuori Froggy. Rimangono senza MD. Vediamo se arriva un Night Strike fatale. Rambo con Sloy Fumo fa fuori quasi. No, non riesce. La Smart Bomb cade giù per mano di Sasuke. Bandos nel frattempo uccide Froggy. Odd Banana pusha, ma è da solo e cade giù per Firefly. Vediamo sul lato destro della mappa Mazen, Bobber e Rambo. Night Strike parte di Sasuke che uccide due di loro. Ancora Sasuke. Froggy sulla borsa, ma non riesce purtroppo a combinare granché. Rambo fa fuori Bandos. Old Banana muore per il gas di Anonimo. Sasuke fa fuori Mazen. Anonimo ancora con il suo gas fatale uccide Bobber. Bobber curva, bled, io pierdo. Sasuke, Ice Dry, Firefly con la borsa, uccide Bobber, ancora Rambo con il suo fumo Sloy, Smart Bomb, Old Banana, e la partita finisce. Vittoria per gli Executor. Vediamo i capi, Tony Mahoney con Dutch Rotogun, Iniettore, Landau e Adrenalina, giocatore di valore, Firefly con JB, Shotgun, Rotogun, Landau e Adrenalina. Secondo me il top in un torneo, questo loadout, con questo operatore. E vediamo Sasuke con il suo Snake Sniper, AV, Lupara, MD e Airstrike. Risultati. Vittoria per il Mini Executor, 100-3. Questa è veramente tosta, ragazzi, veramente tosta per me. Questa male. Sì. È stato letteralmente un massacro. Cioè, esattamente, non c'è nient'altro da dire. Sì, un devasto. 13 kill di stats sono veramente tante in una mappa del genere. Un cecchino nelle mappe aperte, bustato, snack, è una cosa... Sì, c'è da dire che poi comunque gli Eagle Eye non si sono organizzati per un push decisivo. Froggy è troppo solitario con quello Sharon, non è stato di appoggio a nessuno, non ha... Sloy, che comunque è mappa aperta, se non è supportato da un menu Rotogun, un altro cecchino, fai poco e nulla, perché... Poi tra l'altro non capisco perché lo usava col fumo, ma vabbè, scelta tattica personale. Diciamo che quello in un push può dar fastidio, Stefano, il problema è che se attacchi da solo, ma con qualsiasi operatore, non solo con Sloy. Sì, esatto, il punto è che inconsapevoli blocchi la vista, la visuale anche ai tuoi compagni. Sì, nel senso, sì, io penso che un gas, dal momento che non c'è il fuoco, abbassi la vita dei propri avversari e diciamo faccia sprecare meno. Eccolo, ciao Viva MVP, meno cartucce agli altri. Valerio Play, ciao Vale, benvenuto. Esatto. Hello, key, welcome bro. Hello. Comunque niente, adesso si tornerà in una mappa corta a casa degli Eagle e vediamo che fine faranno. Vado ad avvisare le squadre, Cesare. Sì, tu sei operativo? Sei pronto? Vai, Ste, vai, io inserisco il codice nel frattempo. Quindi vedremo il ritorno delle stesse squadre, ragazzi, sulla mappa ship. Vediamo. Mamma mia, Cesare.
Speriamo, adesso... speriamo non come la prima. Vediamo adesso come se la cavano in, nella mappa di casa. Legalize. Vediamo un po'. Se non mi sbaglio, Cesare è la partita con il più distacco, il distacco più ampio. Sì, la prima in tutto il torneo. Proprio devastante. Veramente devastante. Sto pronti, via. So let's go, guys. Ship map here. Legalize against mini executor. Che succede? Sasket uccide Anonimo. Andavo da parte di Firefly che non va a finire. Andiamo sull'altro lato della mappa invece. Push da parte degli executor bustati da Sasket. Rambo uccide Tony Mahoney. Landau che non va a buon fine. Rambo cade giù per mano di Bandos. Ancora Bandos uccide Bober. Firefly Froggy. Old Banana Firefly. Bandos con Moses uccide ancora Mazen con il Tomahawk, ma cade giù per mano di Old Banana. Vediamo Diana che dà fastidio con il suo gas. Nel frattempo i mini executor vanno dalla loro base per difendere la fossa anche su questa mappa. Vediamo sul lato destro il push di Eagle Eyes. Vediamo se va a buon fine o meno. Bober sul lato sinistro della mappa. Purtroppo cadono giù tre di loro. Il push possiamo dire che è quasi praticamente annullato. Bover ancora viene fatto fuori da Firefly, che purtroppo rimane da solo. Ancora Anonimo con Diana. Vediamo Froggy spottato da Diana. Un sacco di gas stiamo vedendo in queste partite. Rambo cade giù per mano di Anonimo con un amico. Bover ancora viene fatto fuori da Anonimo. Maze, Tony Mahoney, ma lui è bussato e quindi lo riesce a far fuori. Froggy nel frattempo sul lato sinistro con Old Banana che becca una mina e va in seconda vita. Muore per il landau da parte di Anonimo. Ancora Froggy con Sharon, viene spottato da Diana. Vediamo se la riesce a far fuori. Purtroppo no. Mazen cade giù per mano di Firefly. 57 a 6 attualmente. Old Banana uscia, ma non riesce. Sì, riesce a buttare fuori, a buttare giù la borsa, ma viene ucciso da Firefly. Ancora Rambo con gas e smart bomb. Tony Mahoney. Gas annullato dalla MP Firefly. Vediamo il push del Deacon, non va a buon fine. Froggy sul lato sinistro della mappa con Sharon. Aspetta la sua squadra. Riesce a far fuori Firefly, ma Tony Mahoney recupera subito la borsa. Usa il Roach con il gas. Tasket ancora uccide Mazen e Bober. Old Banana al centro della mappa con Moses. Viene indebolito dal gas. Cade per mano di Tony Mahoney che uccide Froggy. Sasket uccide Mazen. Tony Mahoney muore per Froggy. Ancora Sasket con il suo cecchino. Bando sul lato sinistro della mappa contro Bober. Firefly con un briciolo di vita cade giù per mano di Old Banana. E la partita poggia al termine. Vittoria ancora per gli executor. Vediamo i capi. Bandos con Moses, Shotgun, Macete, Landau ed MP. Il mio vecchio loadout. Sasket con... questa volta PTU con Dutch, Iniettore, MP e Landau.
Ed infine vediamo Old Banana con Moses, Shotgun, Macete, Adrenalina e Landau. A voi le statistiche. Vittoria per i Mini Executor, 100-14. Anche questa direi senso unico. Senso unico. Assolutamente. Controllami la chat, Cesare, perché c'è qualcuno che scrive qualcosa su Sniper LIF. Fiddy ha scritto. Ah sì, ha scritto Fiddy che ha giocato praticamente tutti i giochi senza sniper quando lui era lo sniper dichiarato. Ha messo l'U10 su Spencer, ma era registrato come sniper. Vorrei un rematch. No. Sì, fratello, Jeff ha cercato di... A truffarlo. Di truffarlo con il suo modo di fare no, il ruolo da sniper, insomma. It's a classic to Kefir scam, guys. It's our scam. Vabbè. Grande impegno da parte dell'Eagle. Bene, rivediamo però, assolutamente, ragazzi. Adesso vedremo scontrarsi le ladies, le nostre ladies, Bianca, contro gli Immortals. Io mi aspetto due bei match qui, due bei match mi aspetto. Spero che non vengo tradito, insomma, va. Ciao Ivan, benvenuto, bro. Welcome, Air Giordano. Bled. El scam Jeff. Hai visto i nuovi effetti di Simone, Ivan? Ti piacciono? Da Tsunami Graphic. TsunamiGraphic.com. Spolveriamo anche i risultati di ieri, in modo tale che andiamo a vedere la grafica. Pazzesca, direi. Ci sono, questi cuoricini sono per Simo. Dove sta? Oh. Sono bloccato la tastiera, no? Eccoli. Quindi vedremo, ragazzi, Ladies contro Immortals, partita di andata su Area, partita di ritorno su Tlensk. Mi dai conferma, Ste? Confermo, certamente, te lo confermo. Io nel frattempo inserisco il codice, se vuoi andare a dare le certamente squadre, così iniziamo subito. Per colpa di Angela mi sto facendo la pasta. Ma secondo me, ripeto, saranno due belle partite queste, eh? Ladies contro Immortals. Let's go, ladies. Immortal, tanta roba. Partitone questo. Ah, ma e basta. Perfetto, squadra avvisate. No, Cesare, stai proprio affamato stasera, Angelo. Sì, decisamente, direi. Molto. Ma una domanda di curiosità, Cesare, ma le flash in live si vedono? In che senso le flash in live si vedono? Nelle partite che fai vedere nel tuo streaming, un lancio di flash si può vedere? Come? Ah, ok. C'è. In questo caso lo lasciare in cellino nella flash. Sì. È bannata la perché flash, non il flash di cellino. Certamente. No, me lo chiedevo da ieri, sinceramente. Sì, è una domanda che volevo farti.
Ma Stefano, ma partono, non partono, che dicono? Sì, sì, sono partite. Ah. Forse l'altra squadra no. Vado ad assicurarmi. Sì, vai, Ste. Perché qua il codice non parte, insomma. Stai leggerino, Enzo, stai leggerino. Grande Enzo. Enzino. Ciao Saba, benvenuto, bro. Ciao. Buonasera a te. Allo, Ianta. Come leggi su uno in morto a zero? Chi lo dice? Ivan ha scritto, possibile. No, vabbè, forse è il risultato che si aspetta lui. Ah, ok. Go, big mama, capo per bled. Quattro verdure, cinque frutta. Sì, e ci metti pure un par di zeppole, Angela, va bene? Per finire. Niente, non partiamo. Non parte il codice? No. Il codice è quello, ma evidentemente i ragazzi non hanno iniziato. Immortals forse. Lady Swan. Diciamo che sei un po' di parte, Ivan. A scarcello. E basta. Oh, caglietto, andiamo come una morte stasera. Buona scarcella, Angela, buon. No, io la odio. Ma che cos'è che è buono in dollat, madonna. E c'è no, non mi piace, non mi piace. Sto piangendo. Master Tactical Cesar Bled. Insomma, Cesare, Stefano non è entrato, giusto? No, evidentemente. Oh, ok. We have a game, guys. Let's go. E tutto, i codici sono giusti, Cesare, non ti preoccupare. Sì, lo so. Che avevano ladies... confuso il primo col secondo. Sì, ladies against Immortals. Immortals. Let's go. Big Mama con il suo style. Passa via il mondo. Non riesce a far fuori. Ora, Killer Khan che uccide Queen con Delphi. Ora Kinyo contro Leia. Kinyo vince ma cade giù per mano di Leia. Mangia sulla borsa. Esplode per mano di cieco. Killer Khan recupera la borsa. Kinyo ancora con Moses Rotogan. Mangé con Frustotto e Snap. Asora con Cellin cade giù per mano di Tineo. Ah no, ok, è un Abu, non è un Frustotto. Benissimo. Lei è spruzzata da Infinity. FM non va a buon fine. Asora con Cellin. Big Mama con Sniper. Uccide Mangé e Duck. Fanta secondo. E cade per mano di Queen. Vediamo le ladies. Usciano nella base nemica. Asora cade giù per mano di Mangé. Kini uccide Leia. Ancora gli Immortals con la forza. Ceto uccide Killer Khan con la propria mina con Diana. Big Mama con Sniper. Uccide Mangé. Vediamo Ceto con lui. Va subito sulla borsa. Fuori Duck.
ancora? Pinio, spruzzato? Fuori? No, ricarica! Non riesce a killare cieco? Fantasy bot? Viene tesserato da Chen Li? Ancora Leia? Torna in base per dar supporto alla propria squadra delle ladies? Ceto sulla borsa? Asora che nel frattempo mina? Sì. Vediamo gli Immortals dal lato sinistro della mappa. Si preparano per il push. Asora cade giù per mano di Dark. Fantasy bot tirato da Big Mama. Minio, usato. Pusha. Riesce a far fuori Big Mama. Dark, Queen, Mangé, Ceto, Dark, Leia. Gli Immortals recuperano la borsa. Mangé sulla borsa con JP. Asora, da sola, esplode per mano di Dark. Fantasy Bot uccide Queen, Leia in seconda vita con Moses. Fantasy Bot ancora che uccide Ceto. Vediamo gli Immortals in questa situazione compatti per difendere la borsa. Mangé con JB Sniper. Ladies penso che si preparino al push. Ancora Fantasy Bot uccide Queen, Ceto con lui, viene fatta fuori da Mangé. Fantasy Bot Big Mama, Kino e Asora. Kino ancora uccide Leia. Anche Fenn da parte di Queen che uccide Mangé, Killer Khan recupera la forza. Ceto con lui, viene stoppata dall'MP. Asora ancora, viene uccisa da Duck. Nel frattempo Big Mama al centro della mappa con Sniper. Leia riesce a uccidere Dark, anche Queen che fa fuori Killer Khan. Quindi penso che rimangano senza boost al momento gli Immortals. Ancora Kino che uccide Queen, Fantasy Bot a Sora. La partita volge al termine, vittoria per gli Immortals. Complimenti comunque alle ladies. Vediamo i capi: Fantasy Bot con Sharon, PTU, Roach, Gas, Opticamo e Adrenalina. Killer Khan con Snake Shotgun, Iniettore, Airstrike ed MP, ed infine Kino con il suo Moses Rotogun, Macete, Landau e Adrenalina. Statistiche: vittoria per gli Immortals 94-37. Beh, bella partita. Sì. Comunque l'Immortal in questa situazione le ladies. Sì. Ma l'Immortal sono molto quadrati come squadra. Sì, decisamente. Comunque complimenti anche alle nostre ladies che combattono sempre. No, bro, no possible. Booster only on David or Dutch. The same player for that loadout. Quindi, ragazzi, vedremo adesso sempre le ladies contro gli Immortals nella partita di ritorno sulla mappa Tlensk. Mi dai conferma, Ste? Forse è andato già ad avvisare le squadre. No, scusami. Sì, ti do conferma, Tlensk. Perfetto, se vuoi andare ad avvisare i ragazzi. Vado. Sono pronto. Il risultato troppo distacco, sinceramente. Sì. Non lo meritano tutto questo distacco. Penalties. Why, bro, penalties? Ah, Bannet, ok, Immortals. Cesare. Dimmi, Dani. A che punto stiamo della giornata? A metà? Sì, più o meno sì, penso di sì. Che dici? La prima domanda, no, di Air.
Ma direi che presto, magari facciamo questa con le altre due e poi facciamo una domanda. Che ne pensi, Ivan? Rispondimi in chat, gentilmente. Grazie per i cuori, ragazzi. Don't forget to hit the like button, guys. Thank you for your support. Grazie per il supporto, raga. Non vi dimenticate il mi piace, mi raccomando, che per me è un grande aiuto. Grazie. So, we have a game. Let's go. Partito in ritardo, bene, vediamo l'Immortals con la borsa. Sora uccide Killer Khan, ma muore per mano dello stesso. L'Immortals sulla borsa con Kenyo Moses. Leia sulla sinistra della mappa con anche lei con Moses. Killer Khan, Booster. Spruzza Kenyo e Duck. Fantasy Bot su Leia. La riesce a mandare in seconda vita. Airstrike che non va a buon fine. Big Mama con Quinn e Ahsoka sul lato destro della mappa. RPFM di Quinn che uccide Vanjie. Kenyo si uccide da solo. La borsa rimane a terra. Ahsoka sulla borsa. Viene supportata da Big Mama. Vediamo se le ladies. Sì. Ahsoka continua sul suo cammino per portare la borsa al sabato nella sua base. Subito di supporto le ladies alla sua compagna, alla loro compagna di squadra. Ahsoka lancia il gas con il Roach. Ceto con Kenyo. Da parte di Killer Khan che non va a buon fine ma indebolisce Ceto. Fantasy Bot con Sharon che uccide Ceto. Ancora Kenyo viene fatto fuori da Ahsoka. Mangé, tesserato da Chen-Li, Fantasy Bot riesce a killare Big Mama. Ahsoka rimane da sola e cade giù per mano di Fantasy Bot che recupera la borsa. Ma c'è ancora Leia, vediamo se riesce a recuperare la borsa. Leia, però purtroppo no, dato che Sharon è molto più veloce di lei perché usa l'adrenalina. Leia viene fatta fuori dal Landau di no, da Mangé, da Ushokra. Ancora Fantasy Bot sulla borsa con Sharon. Vediamo Ahsoka dal lato sinistro della mappa. Quinn purtroppo è da sola, cade giù per mano di Duck. Leia con Chen-Li. Ancora Big Mama fa fuori Duck, Mangé, Ahsoka. Kenyo uccide il suo compagno di squadra Killer Khan. Nel frattempo Big Mama con il suo cecchino tenta di buttare giù il resto della squadra nemica. Uccide Duck. Sul lato sinistro vediamo gli Immortals compatti. Ben, che non va a buon fine. Ancora Leia sul lato sinistro della mappa. Fantasy botta ancora con la borsa e con Sharon. Ahsoka rimane da sola. Gas. Kenyo uccide Ahsoka. 37-94. Ceto con Diana. Riesce a far fuori Killer Khan. Big Mama uccide Mangé. E la partita volge al termine. Ancora vittoria per gli Immortals. Vediamo i capi. Kenyo con Moses, Rotogan, Machete, Landau e Adrenalina. Giocatore di valore, Fantasy Bot con Sharon, PTU, Roach, Gas, Opticamo e Adrenalina. Ed infine Killer Khan, il booster della squadra degli Immortals, con Dutch, Rotogan, Iniettore, RTFM e Adrenalina. Risultati. Vittoria per gli Immortals, ancora una volta. Con il punteggio 96 a 40.
Non so, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Ti sento silenzioso stasera. No. Un peccato, diciamo che rispetto a ieri sicuramente sono state più sfortunate. Sì. In ogni caso, una buona cazzimma da parte di tutte le squadre. I Immortals alla fine si stanno rivelando migliori di quanto uno potesse pensare, sai, magari la concentrazione data su altre squadre che sembravano sulla carta nettamente più forti hanno fatto perdere un pochino di vista questi ragazzi che hanno comunque una squadra davvero eccezionale e alcuni elementi comunque non sono stati presenti stasera. Quindi direi una buona Performance. prestazione, esattamente, una buona performance da parte di tutti comunque, anche perché tu ben sai, sono un gran tifoso delle ladies, ma Ok. permette, diciamo che non è sempre domenica, mettiamola così, dai. Ivan, ti volevo chiedere. Io Vai, Stefano, vai, concludi. non so cosa dico, io procedo con il mio, intanto. Sì, aspetta a dare l'ok, però. Mi porta avanti, certamente, mi porta avanti. Ivan, sì, magari mi mandi i codici. Ivan, vuoi fare adesso la domanda o aspettiamo altre due partite? Che ne pensi? Fammi sapere in chat, gentilmente. Rivediamo nel frattempo il programma odierno, ragazzi. Vedremo adesso i Wolfpack che si scontreranno con gli Eagle Eyes. Ivan? E vai, dai. Ok. Entra? Non penso proprio. Vai, Ivan. Guys, ready? Question time. From Air Jordan. Vai, Ivan, vai. Fai la domanda. Allo, Kinio. GG, bro. Welcome. Yeah, bro. Snack bus is banned. Penalty, bro, for this. Stefano. Sì, stavo leggendo Infatti, leggi in anch'io. chat gentilmente, magari Simone anche tu gentilmente. Allora, questi sono i codici, giusto? Trans e Sì, ship. sì. Ok. Trask e ship, confermo. Quindi tra non molto, ragazzi, vedremo i Wolfpack contro Legal Eyes nella mappa di andata con Trans e nella mappa di nel, nella partita di ritorno con nella mappa ship. Yeah, bro. You get penalty. We see the match later, bro. We let you know. It's okay. Hello, JD, welcome, bro. Hello. This is the first time for you in my life, I think. Yes or not? Cocaine, welcome, bro.
Five rookie. Fidi, hello, bro, welcome. Hello. Hello, bro, welcome. Ha detto il vincitore Ivan, non... Ok, cocaine is the win. Benissimo. Quindi Stefano, se vuoi andare ad avvisare i ragazzi che noi siamo pronti. Sì, Ok. procedo immediatamente. Vai, vai. Nel frattempo inseriamo il codice. Vediamo se i ragazzi sono pronti. Peccato, sono molto dispiaciuto per le ladies, veramente molto dispiaciuto. Peccato davvero. Nel frattempo, ragazzi, vi propongo i risultati di ieri per chi se li fosse persi. So let's go, guys. We have a game. Wolfpack contro Eagle Eyes. Abbiamo Old Banana con Apollo. Daller che fa fuori Old Banana, Dexter, Mazen, Bobber. Ma stanno giocando con un bot. Froggy cade giù per il dio tossico che l'ha fatto. Sì, penso che stiano giocando con un bot, The Wolf Pack. Ma Stefano è arrivato, Danilo? No, cioè, sai, mi sa di no. Vediamo Mazen sulla borsa. Mi hai Eagle Eyes sentito? recupera. Sì, Eagle Eyes recuperano la borsa. Old Banana e Rambo a supporto di Mazen. Vediamo macchine da parte di Heimdallr. Dexter con Sharon. Ugo, Booster. Froggy fa fuori lo sniper nemico. Vediamo Fiddy con Moses. Bobber che fa fuori il bot nemico. Froggy ancora con Sharon. Che fa fuori Ugo. Fiddy rimane con poca vita. Viene ucciso da Bobber. Ancora Heimdallr che fa fuori Froggy. Dexter sulla borsa, ma non la riesce a portare via. Ancora Bobber che fa fuori il bot. Vediamo Heimdallr con Ugo sul lato destro della mappa. Froggy uccide lo sniper. Ancora Rambo che uccide il suo compagno di squadra. Botta l'attacco, ma non riesce da solo, giustamente. Dexter sul lato sinistro della mappa. Vediamo il push da parte dei Wolfpack. Froggy
Roghi viene ucciso da Ugo. Stefano, ci sei? Sì, sì, ragazzi, sono tornato. Ma stanno giocando con un bot. Sì, sono in quattro. Ho chiesto al ragazzo perché erano quattro in vocal e mi hanno confermato che sono in quattro a giocare. Cioè, no, comunque posso. Se potevo rubarti tre secondi, volevo innanzitutto dirlo in live. Grandi gli Immortals, rispetto per loro perché hanno appena confessato che un loro compagno di squadra ha usato Snack con Injector per tutte e due le partite, di conseguenza le hanno perse da tavolino. Quindi premio fair play per stasera. Quindi 110, giusto? Esatto. Wow, 100-0. Colpo di scena stasera. Bravo Kinio. Assolutamente. Peccato che non abbiamo messo anche il premio fair play, Cesare. Sì. Ci voleva quello, eh? Sì. È un'idea per un prossimo. Sì. Quindi vediamo Mazen sulla borsa che spruzza il suo compagno di squadra Rammo con Chloe Gas, Fiddy pronto al push, bustato, ma viene fermato e infastidito da Old Banana che lo butta giù. Bobber recupera la borsa. Bot contro Rambo. Vediamo Froggy sul lato destro con Sharon. E riesce a far fuori Endaller, ma cade giù per l'RTFM da parte di Ugo. Ancora Ligolai sulla borsa, vediamo se riescono a vincere la partita. Old Banana fa fuori Dexter. Ugo sulla destra della mappa pusha, ma oramai è troppo tardi, la partita volge al termine. Vittoria per Ligolai. Vediamo i capi: Dexter con Sharon, Shotgun, Macete, Opticamo e Mine. Giocatore di valore Mazen con il suo Dutch Assalto, Iniettore, MD e Adrenalina. Ed infine vediamo Old Banana con Moses, Shotgun, Macete, Adrenalina ed Emettitore Landau. Statistiche: vittoria per Legalize 96-26. Volete aggiungere qualcosa, ragazzi? Hello Ceto, welcome sister. Hello. No, io non ho nulla da aggiungere, Cesare. Ma diciamo che comunque hanno difeso, hanno attaccato bene i Wolfpack, nonostante siano in quattro, però chiaramente per me il giocatore in più si fa sentire, perché purtroppo il bot non riesce a capire come pushare. Quindi comunque pushi sempre in quattro, non in cinque effettivamente. Comunque, esatto, grande impegno esatto anche da parte dei Wolfpack, che potevano non giocare anche con 4, hanno giocato comunque. Esatto, ma anche assolutamente. Lato spiritoso della cosa, non ho notato che tipo di bot gli hanno rifilato, perché ultimamente ti bene, può capitare anche un gran bot. All'inizio era Miro. Ah, hai visto, con le flash magari, per la squadra. No, Flash. Flash non ne ho viste da parte del bot, però voglio dire, anche se per assurdo ci fossero state assolutamente bannare i ragazzi, perché loro giustamente non sanno che ma assolutamente era una battuta. Certo. Bene ragazzi, procediamo con la partita di ritorno dei Wolf contro l'Eagle sulla mappa Ship, se Stefano mi dà conferma. Ti confermo la mappa Ship. Perfetto, se nel frattempo vuoi andare ad avvisare le squadre. Vado immediatamente. Partiamo. Allo Ceto, welcome. Il Bobber in gabbia mi ha ucciso. mannaggia. Ivan, ma che fai? Riesci a venire in vocal, Ivan, o no? So, we have a game, guys. Let's go. Ship map. Wolfpack
against Eagle Eyes. Let's go. Vediamo subito sulla sinistra della mappa Rambo pushare fuori il bot. Scansa la smart bomb nemica. Sul lato destro Ugo e Fiddy contro Old Banana. Old Banana fa fuori Ugo. Fiddy rimane con la sua vita piena e manda in seconda vita Old Banana fino ad ucciderlo. Vediamo Popper con DTU e Spencer, penso di Spencer, nella base nemica. Rambo recupera la borsa e la porta in base, supportato subito da Froggy e Old Banana. Old Banana cade giù per mano di Fiddy, ma vediamo Heimdaller con Apollo sui container. Mazen recupera la forza, supportato da Rambo, Zloy, Gas. Froggy pushare, RTFM che non va a buon fine. Old Banana sulla borsa, Bover in prima linea con Spencer e PTU che cerca di dar fastidio all'Apollo avversario, ma non riesce perché è bustato. Fiddy, Dexter sul lato sinistra della mappa. Froggy ancora con Sharon. Ecco qua, vedi il bot con Miro e Fumo di nuovo. Te lo qua. Non conosce vergogna. Vediamo Ugo, ancora lui, il senza vergogna. Ma cade per senza mano vergogna di Rambo. Rambo recupera la borsa. Bober in prima linea contro il bot che non conosce vergogna. Ancora? Guarda che pusha il maledetto, non conosce veramente vergogna. High strike da parte di Ugo che fa fuori Froggy e Mazzi, scusate. Old Banana, Fiddy, Rambo e Daller. Bover ancora uccide Ugo. Eagle Eyes rimangono con possesso della borsa. Dexter sul lato sinistro con Sharon. Fa fuori Bover. Sul lato destro Fiddy con il suo Moses Rotogan. Ancora Dexter con Sharon. E fa fuori Mazen. E manda anche in seconda vita. Vida, l'ho detto in spagnolo. Old Banana. Ma è loca. Sì, cade giù per mano di Endale con il cecchino. Sto derivando. Mazen. Ancora. Eccolo qua. Dov'è il bot? E corre. È nell'altra mappa, secondo me. Endaller, sulla borsa. Corre. Il senza vergogna? Dov'è il senza vergogna? Dov'è sei? Guarda, ancora lui, attacco punca, anche il bacino. Bover, Ugo uccide il bot senza vergogna, è lui stesso. Il bot senza vergogna. Eccolo qui, guardalo. Heimdaller rompa fuori con la granata. Seconda vita, ma viene bustato da non so chi non so. Ancora Heimdaller con Apollo. Spara un po' di gas. Mazen recupera la borsa. 66 a 47, punteggio uguale. Dexter sulla borsa, dovrebbe uscire adesso secondo me, è troppo tardi. Old Banana cade giù, Dexter sfortunato qui per il respawn. Ugo, vediamo se riesce a recuperare la borsa. Sì, la prende, RTF sbagliato qui, infatti doveva subito correre a mio avviso. Old Banana cade giù. Dexter, cade giù. Che fai friends, Gabo? Ecco qua. Cadono giù entrambi. Froggy, questa partita non vuole volgere al termine. Old Banana recupera la borsa. Ora. Vediamo se riesce a chiudere la partita Old Banana. Ugo. E riesce, ma è troppo tardi. Guarda, il bot è morto a braccia aperte proprio. Il senza vergogna, vediamo è caduto come Gesù Cristo. Vediamo i capi. Heimdaller con Apollo
frustotto, roach gas, granata frammentazione e mina, Rambo con il suo Zloi, shotgun, macete, gas Zloi e smart bomb, ed infine Mazen con il suo Dutch assalto, iniettore, MD e adrenalina. Risultati: vittoria per Igolais 78-60. Tech. Hello bro, welcome guys, don't forget to hit the like button, non vi dimenticate il mi piace ragazzi, mi raccomando, grazie per il supporto, thank you all for support, bled nahui. Vai Ste, vuoi commentare? No, niente, c'è da dire che è stato comunque completamente diverso la scena stavolta, pur essendo in quattro. Sì, l'ho vista, è amico di Kefe, capo. Kefe Friends, the bot. Sì. Il senza vergogna. That bot scam the wolf pack down. Fucking capo, per flat. Niente, anche se in quattro stavolta hanno avuto, diciamo, più occasioni di comunque ribaltare la partita, anche perché il risultato non è stato proprio rispetto a prima, così. Assolutamente. Non è tantissimo, 18 punti. Esattamente. Sono onesti, esatto, sono pure in quattro. Welcome, bro. Hello. Sì, sono onesti. Bene, ragazzi, rivediamo il programma odierno insieme. Adesso vedremo scontrarsi altre due squadre, due partite di andata e ritorno. I Jackals contro gli ITV, scusate. Partita di andata e ritorno. Stefano, se mi vuoi mandare i codici gentilmente. Sì, Cesare, sto mandando in questo momento. Si dimentica sempre, per Dio. Dani, vuoi aggiungere qualcosa? Guarda la strada com'è bella, guarda i laser verdi. Guarda le strisce blu per terra. Che devo dire, insomma, Thanks for hurt, bro. Thank you. Vai Dani, scusa. Una partita, insomma, con il bot 78-60 è tanta roba. Sì. Molto probabilmente senza bot avremmo visto altre partite. Oh, finalmente vediamo Metro. Mi pare che sia ecco la prima qua. Volta. Lo sapevo che ti avrebbe emozionato. The shit map, bled. Fucking Metro. 10 floor of zombies, guys. That map. Quindi, ragazzi, dicevo, vedremo tra non molto i Jackals contro l'ITV nella partita di andata e ritorno. Partita di andata su area. Partita di ritorno su Metro. Se Stefano mi dà conferma. Confermo. Se nel frattempo vuoi andare ad avvisare già i ragazzi, così partiamo subito. Certamente. Schiattare tutti. Vai. Ti aspetto. Do you like the stream, guys? It's good or not? Do you like Caesar Bled? Yeah, of course, bro. Ciao, Chaos, benvenuto. Ovviamente, che vinca il migliore. Grazie per il supporto, raga. Bene, quindi vedremo Jackals contro ITV, tra non molto. Thank you, Jedi, bro. Thank you. I'm happy for this. Thanks, bro. Thanks, MB. Mi piace lo stream, Gabo. Not il stream, lo. Oh, sorry. Welcome, sister. Sorry. Grazie per i cuori, raga.
Allora, Cesare, gli TV chiedono un minuto perché si stanno riguardando il loadout, probabilmente benissimo, ormai questo io 0-100 mette la paura. Io avvio il sondaggio. Do you like? Valerio Bled. Monellaccio Valerio, pensa a guidare, pensa. Mi senti? C'è? Sì, sì. Valerio. Ok, Cesare, gli TV mi hanno dato conferma che sono pronti. Se perfetto. Vuoi partire prima tu, poi vado da lì. Vai Stefano, vai. Vado. Why not, Tasky? Why? Thank you, sister. I like you. Of course, Gabo, vaffanculo. Ciao Margola, benvenuto. Quindi fra non molto, raga, vedremo queste due squadre battersi. Che è successo? Errore. Ok, we have a game, guys. Let's go. Ci siamo? Sì, sì, siamo partiti. TV contro Jackets. Bella andavo da parte di Omega che uccide Joronin Prince. Vediamo Noise al centro della mappa, sul lato sinistro. Nobody di Zeus. Fedain che... Ah, Zeus muore da solo. Joronin che uccide Nobody. Ancora Omega sulle scale. Noise viene fatto fuori dall'andavo di Omega. Nel frattempo Fedain pusha con Sharon. Peccato qui. Peccato perché i TV potevano prendere la borsa. Nobody viene infastidito dal gas nemico fino a portare alla morte. Zeus muore per il gas. No, muore per mano di Noise. Roberto recupera la borsa. Ancora Fedain con Sharon, ma non riesce a dare il meglio di sé. Robby sulla borsa spruzza Anthony, spruzza Zeus. Vediamo Prince con Chen-Li Landau. Ancora vediamo il drone nemico che mette le mine in base nemica. Fedain con Sharon, ma viene fatto fuori da Nobody. Prince uccide da solo, Italian War che uccide Roberto, Anthony, Joronin e Omega, Noise. Ancora i Jekylls in possesso della borsa, al momento compatti. Vediamo Fedain, Prince piazza il C4 sulla macchina. Non riesce a fare granché il C4. Noise uccide Anthony, Zeus in seconda vita, cade giù. Ancora i Jekyll sulla borsa. Roberto che sfrutta il suo compagno Nobody. Busta anche Anthony. Vediamo un attimo di lag. Anche questo fa parte del gioco. Sul lato sinistro Joronin con Fedain. Sta laggando un po'.
E da in fa fuori Nobody. Recupera la borsa. Peccato qui. Ma lo fa fuori Anthony. Zeus rimane da solo. Vediamo cosa riesce a fare Nois. Riesce a togliere la borsa, ma viene fatto fuori da Nobody. Anthony con il cecchino fa fuori Joronin. Fedain con Sharon. Vediamo che riesce a camminare. Nulla, purtroppo viene ucciso da Nobody. Ancora Omega sul lato sinistro della mappa. Lei ha fatto niente, ma alla fine rimane come un briciolo di vita. Cade giù a mano di Noise. Ancora Fedain con Sharon. Viene ucciso da Nobody. 22-64, 65 rettifico il punteggio attuale, 69. Chi offre di più? Ancora Anthony Sniper. Riesce... no, non riesce a uccidere noi. Fedain, due kill qui da parte di Fedain. Ancora Zeus sulla borsa. Sul lato sinistro vediamo Noise e Prince. Italian War, che rimane con un briciolo di vita e viene fatto fuori dalla smart bomb di Nobody. Fedain. La partita volge al termine. Vittoria per i Jackets. Vediamo i capi insieme. Vediamo. Vediamo Fedain con Sharon, PTU, Macete, Opticamo e Adrenalina. Giocatore di valore Zeus con Moses, Rotogan, Macete, Landau e Adrenalina. Ed infine vediamo Roberto con Dutch, PTU, Iniettore, Granata a gas e difesa missili. Statistiche. Vittoria per i Jackals 92-25. Volete aggiungere qualcosa, raga? Niente, che c'è da aggiungere. La loro mappa, hanno sempre dall'inizio torneo che hanno giocato su area, la conoscono bene. Senti, ieri hanno avuto dei Jackals, certo. Ieri hanno voluto la loro mappa, lo sai. È la loro mappa, la loro mappa. La loro mappa. Quello scambio che gli ha fatto con Ship, mi sembra, o Sky, adesso non ricordo, non è che io l'ho giocato molto, e quindi sono tornati sui loro passi, esattamente. Hai visto una buona prestazione di Fedain, però. Hai visto che qua abbiamo anche come spettatore gli haters, quelli che non ci vedono di buon occhio, hai visto? Hanno votato il 5%, no, la live non è buona. Hai visto che ce l'abbiamo ecco anche loro? Ecco qua. Il bello, bello, sai che cos'è? Questa gente che vede tutto, guarda tutto, però non esce mai allo scoperto, mai. Vabbè, tanto certamente vale, tanto vale. Apriamo e chiudiamo subito parentesi. Noi andremo avanti con i nostri passi senza dire grazie a nessuno. Chiudo la parentesi. Questo è poco ma sicuro. Bene ragazzi, quindi adesso vedremo le stesse squadre nella partita di ritorno, quindi Jackets contro ITV sulla mappa Metro, giusto Stefano? Giusto. Ah, attenzione, sono già diventati il 4%. Molto bene. Sì, sì. È arrivato un bronzo, vado ad abbassare subito la percentuale. Ecco, è proprio un bronzo. Fanculo. Il cazzo di dirlo. Un applauso per bronzo. Mi sembra... Oh, Danilo, buonasera. Come mai sta voce sexy, Danilo? Oh, un applauso per bronzo. Un applauso per Bronzo. Oh, grazie. Mi merita. Direi merita. È giusto. E che cazzo. Beh, torniamo ai match. Vai Stefano, io nel frattempo inserisco il codice. Vado. Però guardano. Questa è la cosa assurda. Guardano. Vabbè, non considerare. Quindi adesso ci abbiamo il ritorno, giusto? Sì, esatto. Esattamente. Comunque di TV. Game, guys.
secondo me è un po' meglio rispetto al solito, eh? Sì, di TV sì. Sì, decisamente. Sono d'accordo. Non capisco questi piccoli lag. Ma è strano che da parte di Anthony, che fa fuori due di loro, Prince e Noise, Jeroen rimane con pochissima vita, Zeus sulla borsa. Credo che questa mappa la vediamo per la prima volta nel torneo. E da in Zeus cade giù per mano di Joronin. Prince, che è sfortunato qui perché stava ricaricando. Nobody cade giù per il gas di Italian War. Vediamo Noise che pusha con Chloe. Rimangono con poca vita, non vedo vittoria al momento da ambedue le squadre. E da Im che recupera la borsa, ma viene subito fermato da Nobody. Noise con Droid Gas non riesce purtroppo ad uccidere nessuno. E da Im ancora con Sharon riesce a far fuori la borsa, che passa subito a Zeus di supporto con Omega. Joronin viene fatto fuori da Zeus. Noise ancora, vediamo se riesce a recuperare la borsa. Sfortunato qui Noise, viene ucciso dalla Claymore. Fedain sulla borsa con Sharon, corre nella sua base. Ottima prestazione qui da parte dell'ETV, aggiungerei. Vediamo Omega sul lato sinistro della mappa, scusate. Vediamo nel frattempo lo spawn degli zombie. Zeus di prepotenza, fustato con Moses Rotogan. Viene frizzato e ucciso da Omega, il suo compagno di squadra. Fedain ancora sulla borsa. Italian War difende Fedain, che purtroppo cade giù per mano di Omega. Ancora Joronin, che recupera la borsa, ma è in mezzo a tre di loro. Vediamo se la riesce a riportare in base. Quanto pare sì. È stato fortunato. Non può di recuperare la borsa. Non c'è lì. 35-53 attualmente il punteggio. Vediamo Nobody, Anthony e Zeus. Il bidone viene spostato dai proiettili. Nobody nel frattempo mette le Laymore nella propria base per difendere la borsa. Fedain con Sharon. Vediamo se riesce a fuori Anthony. Sì, ancora Fedain. Fedain recupera la borsa, vediamo se riesce. No, viene fatto fuori da Roberto. Zeus sulla borsa con Moses Rotogan. Vediamo il gas Diana. Ancora Noise con Omega. Pusha, uccide Roberto. Bello il boost da parte di TV qui, eh. Zeus che cade giù per mano di Noise. Non può di recuperare la borsa, ma rimane con un filo di vita. Roberto lo inietta. Sono fortunato qui Prince, che uccide se stesso e il suo compagno di squadra. E la partita volge al termine. Vediamo i capi. Fedain con Sharon, PTU, Macete, Opticama e Adrenalina. Giocatore di valore Nobody con Celli, PTU, Macete, Mine Laymore e Landau. Ed infine Omega con JB, Shotgun, Assalto, Landau e Mine Laymore. Risultati: vittoria per i Jekylls 94-47. Esatto, Salvo. Questo è il termine più adatto a queste persone. Grazie, Beh. Saba. Grazie, Saba.
Grazie per il supporto, raga. Ancora meglio in questa partita. Sì, sì. Senti, stasera li ho visti più performanti, più decisi di TV. Mi sono piaciuti parecchio stasera. Devono lavorarci molto, molto di più, ancora meglio, e secondo me possono raggiungere traguardi. Possono raggiungere traguardi. Devono migliorare, cioè, esatto, soprattutto nel push, secondo me, perché molte volte qualcuno di loro pusha da solo, e come si sa bene in questo gioco, se tu pushi da solo, purtroppo muori e comunque non dai manco alla tua squadra, perché la squadra deve pushare in 5, non in 4. Quindi comunque grande prestazione stasera da parte delle TV. Complimenti, ragazzi, complimenti. Ciao, sì, gli faccio i complimenti anche per la scelta della mappa, perché per quanto fastidiose possa non piacere a tutti, è comunque un'arma a doppio taglio, nel senso che se sai sfruttarla davvero bene è una mappa che ti frega, e la borsa, ragazzi, è difficilissima da recuperare. Sì. Perché è davvero piccola, e anche se la perdi c'è sempre l'occasione di poterla recuperare quasi nell'immediato. Sì, ma perché ci sono gli zombie, dà fastidio, magari il gioco, esatto, esatto, deve recuperare perché spara gli zombie, non spara a te, ma c'è questa mappa. Esattamente, bisognerebbe imparare a usare gli zombie come sesto giocatore della squadra. Esatto, esatto. A dar fastidio proprio. Allo, Sid, welcome, bro. Allo, welcome. Bene, ragazzi. Intanto, ottimo, tornate a 30 i nostri telespettatori. Sì. Grandi. Come procede il sondaggio? Benissimo, 26 voti. 96% sì, 93% sì, 7% no. Hai visto, stavano aspettando me che guardavo il sondaggio. Per modificare ancora i risultati. Va bene. Quindi ragazzi, rivediamo il programma odierno e vedremo adesso gli old boys contro gli old guys rule, tutta roba di old qui. Un reparto geriatria praticamente. Yes, old, not young, bled. Pino dice che ti sei beccato. Ma sì, Pino, gli spapapapapapapacchiamo. Ah sì, che ce frega. Anzi, o ci amano o ci odiano, siamo comunque nei loro pensieri. E tanto ci basta. Assolutamente. Quindi ragazzi... Tu... Vai, vai Stefano. No, volevo sapere se tu avevi... Se il pacco te l'ha stato consegnato, se i codici li avevi, giusto? Sì, sembra che quindi vedremo gli old boys contro old guys rule nelle due partite di andata e ritorno. Andata mappa ship, ritorno mappa station. Dani, esatto. Sei? Ok, sì, vado ad avvisare le squadre. Dani, ci sei? Sì. Perfetto, non ti sentivo più. Benissimo. Vado ad avvisare le squadre. Vai Stefano, vai. Io nel frattempo inserisco il codice. Quindi old guys contro old boys. Ultimo per me, Cesare, dopo saluto. Va bene. Ti ripeto, mi sono piaciuti molto stasera gli TV. Li ho visti molto più decisi, molto più compatti. E più organizzati. Sì, sì, complimenti alle TV. Italian Warrior Blade. Quindi prossima mappa di andata, mappa ship, ragazzi. Map ship. Sicuro, Vale, sicuro. Si becca il ban. Sicuro. Ok, comunque per il mio piacere mi sono beccato due vaffanculi, sia in straniero che in italiano. Ecco qua. Bene, andiamo alla grande. Benissimo. Vuol dire che i ragazzi sono partecipi. Esattamente. Sono let's go, sono... guys. Well, let's go, Blend. All guys against old boys. Mo,
chi è chi? Non lo so. Mo. Non so. Chi non usa la cipolla? Pier, che sono gli old guys, giusto? Pier, sono gli old boys. Ah, old boys, vedi? Già troppa vecchiaia. Quindi vediamo gli old guys, Araki. Gli old guys sulla borsa. Vediamo Dark Chicken che recupera la borsa. Vediamo Silver con Miro che mi dà fastidio. Vediamo se riesce a recuperare la borsa. Che è successo? Con un movimento di anche bacino proprio. Ex squadra Sith, da quello che posso ricordare, se la memoria non mi tradisce. Sì, anche perché i componenti di Old Guys la maggior parte sono Sith. Sì, la squadra di Leia. Vediamo sulla destra della mappa Atemot. Peso con Zloy e Fumo, penso. No, Zloy e Smart Bomb. Pierk al centro con Miro Gas ed MV. Vito Style. Cioè, al solo? Forse. Un abbraccio a Vito. Non è vero. Vito va a far culo. Ecco qua. Ecco qua. Bene, Pablo Picasso. Uccide Pablo Picasso. Pierk al centro. Uscia con per non sbagliare. Riesce a far fuori Yoda e Dark Chicken. Vediamo se gli old guys recuperano la borsa. Dagli old boys. Old guys, old boys, I don't know. Smart bomb. Madonna mia, che è successo? Ma certo, però. Madonna. Ora, Silver. Madonna, che busta di me. Madonna, che pushata, ragazzi. Mamma mia, Silver, grazie al boost. È riuscito, grazie al boost di Scott, è riuscito a portare la borsa in base, quindi a salvarla. Giovannino, con Scott hai un acerrimo rivale per il boost, eh? Sì. Giovannino. Si sta rivelando un super daddy di Scott in questo torneo. Sì, bravo boost. Bravo Scott. Bravo Scott. The boost. Pablo Picasso sulla destra della mappa viene fatto fuori da Pierre Dark Chicken con il suo mirino, ovvero il tomaco. Mi dà fastidio con il fumo. Tra un tesla e l'altro viene fatto fuori da Pierre. Landau, PC4. Anakin? Sì, è lui. Moses Landau C4, penso. Pierk. Vediamo chi è lui. Pablo Picasso. Apollo. Sono un NT a fermare le granate di Apollo. Silver che lancia il gas con Miro, attualmente 48-54 nel punteggio. Diamo bel recupero hanno fatto del punteggio. Sì, viene fatto fuori dal gas di Dark Chicken la borsa non la riesce a prendere, sfortunato qui Dark Chicken. Pablo Picasso recupera la borsa con il suo passo leggiato, non riesce a portarla via. Peso sulla borsa, attiva il gas, ma è meglio che torna dietro. Infatti viene ucciso dal Audi Dark Chicken. Pierre recupera la borsa con JB, adrenalina, ma subito sul lato sinistro. La colonna lo salva dall'andao. Vediamo, riesce a far fuori Anakin e riesce a portare la partita. Ecco la borsa. Vediamo i capi. Dark Chickens con Zloy, Shotgun, Macete, Fumogene e Taser. Il nostro Silver con Miro, PTU, Roach, Gas, MP e Adrenalina. Ed infine vediamo Scott con David, Shotgun, Iniettore, MD e Adrenalina. Statistiche. Vittoria per gli otto. Per gli old guys, giusto Ste? Giustissimo. Perfetto. Dani, vuoi salutare? Sì, io vi saluto.
Vitolo, buonanotte. Ci becchiamo domani. Mi raccomando, continuate a seguire numerosi la splendida live di Cesare Stefano. Grazie per il supporto. Buonanotte a tutti, a domani. Ciao, buonanotte, ragazzi. Buonanotte, Dani. Buonanotte, Dani. Grazie della compagnia. Ciao, ciao. Buonanotte. Quindi la prima si chiude? Questa era la prima, giusto? Sì. Degli old generali con la vittoria degli old boys. Sì. Vado, tu sei pronto, Cesare? Partiamo subito con il ritorno. Il ritorno sulla mappa station, giusto? Esattamente. Perfetto. Esattamente, ti do conferma. Vai, Stefano. Vado. Quindi ritorno su mappa station. Inseriamo il codice. Sei un farabutto, capo. Le rose sono rosse, le violette sono blu. Un sorriso si accende quando c'è pizza con ananas su. Fucking gabberblet. Sì, Salvo, tutto old. Tutto old. Tutto old. Bella clown. Siamo pronti. Pronti? Sì, sì, dai ragazzi, non mollateci su, ci sono ancora tre partite in corso, c'è la domanda. Rimanete con noi, su ragazzi, su, rimanete su, con noi. Su dai, sette camici. So, we have a game, guys. Let's go. Old guys against old boys. Only old. Comunque adesso io non è che voglio essere discriminante, ma non ci si può sentire dire Yoda. Perché con il tuo accento, Cesare, non aiuta. Tu dici Yoda. 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 Siamo Pierk. Yoda. Che uccide Anakin, ecco, ma viene fatto fuori da Han Solo. Peso, cade giù per mano di Questo Yoda. Scott Booster. Non può nulla contro una squadra intera, praticamente. Grande prestazione qui degli old... Old qualcosa. Qualcosa. Degli old... Solo che spruzza Pablo Picasso. Bella la visuale del film. Così non spostiamo più la telecamera. Con il suo con il suo drone che viene annullato dalla MD. Picasso con Cellini fa fuori Pierk. Chi è quest'altro? Baby Potto? Può essere Silver. Silver. Silver offeso. Forse era Silver. Vediamo che si spostano sul lato sinistro della mappa per tenere il possesso della dico bene, per tenere il possesso della borsa. Sul lato destro vediamo il push da parte degli old boys. Dark Chicken che fa fuori Pierre. Night Strike di Atemon che uccide Yoda. Anakin uccide Silver. No. Beh, non so chi è l'altro pippotto. Non si legge bene il nome, è troppo lungo. No, quello con l'otto è Feso. Ah, Feso. Senta aiuta. Ice Strike di Atemon che uccide Dark Chicken, ma gli altri rimangono coperti dalla MD che li salvano. Silver sulla sinistra della mappa butta un MP per disattivare le MP nemiche. Proprio Pablo Picasso con MP al TFM di Scott che uccide Han Solo. Yoda sulla borsa con Picasso. Qui vediamo due celli. Anakin che salva la borsa anche se uccide i suoi compagni di squadra. Vediamo Silver di prepotenza sulla borsa ma viene fatto fuori da Han Solo. Ancora Yoda switcha con Sharon.
Kierk. Vediamo il doppio Milo. Scott che fa fuori Pablo Picasso ancora. Feso, il push difeso su Pablo Picasso che non ha lo scudo di Chen Li perché è rotto. Anakin si chiude bene con la propria squadra per difendere la borsa in questa situazione. Vediamo Pablo Picasso in prima linea che uccide Peso. No, no, non ancora. Qua si stanno chiudendo bene, si stanno veramente chiudendo. Sì, assolutamente. 95-15 attualmente il risultato. Vediamo perché se la borsa l'hanno mossa relativamente poco, eh. Che viene fatto fuori da Peso, sì. Anakin ancora viene fatto fuori da Silver, che recupera la borsa. Attenzione Silver, ancora lui Silver corre. Vediamo l'elicottero qui sulla sinistra ancora con il gas, il Roach, Chicken che taser ha feso e lo butta giù ancora con fumo pieno di gas. In base degli Old Boys ancora feso che fa fuori Yoda con il gas. Chicken cade giù per mano di Pierre. Pablo Picasso uccide Pierre. Atemot ancora Han Solo. Pablo Picasso rimane da solo al centro della mappa, viene fatto fuori da Atemon che è Sharon. Vediamo sulla sinistra della mappa Dark Chicken che aspetta i propri compagni di squadra per il push. Qui vediamo i ragazzi chiusi bene, Sì. Con Rey stanno tentando davvero il maxi recupero. Ce la stanno mettendo tutti. Viene infastidito dal gas, ma recupera la borsa. Vediamo se riesce a portarsi a casa la vittoria. Yoda da solo se ne va. Non c'è nessuno avanti che lo ferma. Portano la partita a casa. Vediamo i capi. Dark Chicken con Zloey, Shotgun, Macete, Fumo, Fumogeno e Taser. Han Solo con David, Shotgun, Iniettore, MD e Granata MP. Ed infine Anakin con Snack AV, Macete, Difesa Missili ed Emettitore Landau. A voi le statistiche, raga. Vittoria per gli Old Guys. 100-55. Non è male sempre per il discorso classifica che ci piace ricordare. Più punteggio fai, più la tua squadra ne guadagna. Bravi comunque anche i ragazzi, eh. Sì, assolutamente, assolutamente. Ne erano partiti male, poco uniti nei push, però quando hanno trovato quello giusto, sì, che bravi, gli hanno fatto indietreggiare fino al muro, avevano anche recuperato la borsa. Sì. Vabbè, insomma, giro di emozioni. Infatti. Bene, adesso ragazzi vedremo la partita di ritorno sulla mappa Station. Giusto, Ste? No, no, questa era già ritorno, cioè, se... Ah, ok. L'hanno fatto Ship e Station. Ah, benissimo. Quindi siamo al volgere, siamo al volgere della serata con le ultime due partite. Perfetto, mi ero un po' perso di vista il discorso. Benissimo. Tante partite stasera, tante partite. Infatti. Quindi ragazzi, adesso assisteremo alle ultime due partite della serata con i Sexy contro i Soul. Se nel frattempo mi giri i codici, stai gentilmente. Certamente, certamente. Grazie. Sto lavorando per te. Ecco qua. Allora, i codici sono girati. Benissimo, quindi vedremo. Andate ritorno, andata su Depot, ritorno su Ship.
Confermo. Ah, domenica giochiamo contro Margula? Ma dove? Al Rockstar? Perché non ho dato un occhio, insomma, essendo in live non sono riuscito a vedere. Beh, Saba, se lo sai usare, soprattutto nelle mappe corte, a mio avviso fa parecchio danno, Se la squadra non lo sa, non se ne accorge ed è unita, e chi ha Landau e C4 lo sa giocare bene, può far fuori addirittura una squadra intera in un colpo solo, Quindi io lo vedo davvero buono come loadout. Buono, buono, buono. 300 Prime Potato e altri due rinomati. Ah, ok. Quindi nel Rockstar, giusto? Sì, mi ha detto sì, perfetto. Binio versus Vitio. Quindi niente, Saba, secondo me è un ottimo loadout. Veramente ottimo. Se lo sai usare bene, ripeto, puoi arrivare anche a far fuori una squadra intera. Solitamente io Preciso. Ah, scusami, scusami, finisci, scusami, posso. Solitamente io lo su un barile o qualche oggetto e mandarlo in base nemica per creare danni, per dar fastidio, insomma, per facilitare il push della tua squadra, perché col C4 se lo butti in avanti e magari ne fai due o tre fuori, la tua squadra può pushare, quindi avere la meglio sull'avversario e quindi recuperi al 110%, ma proprio garantito la borsa con questo push. Quindi devi saperlo usare in sostanza, perché se non lo sai usare o muori tu o addirittura puoi uccidere la tua squadra. Tutto qua. Questo è il mio punto di vista. Grazie per i cuori, raga. Grazie per il supporto. Bene, stai, io nel frattempo inserisco il codice. Ok, allora io vado a dare il via Tu alle squadre. vai ad avvisare i ragazzi. Perfetto. Sì, infatti, non lo usano molto. All'epoca, chi lo sapeva usare benissimo con Dace, Sofien, non so se tu te lo ricordi, o l'hai mai conosciuto, insomma, un vecchio player nostro. Sofien era qualcosa di incredibile con Dace, Landau e C4. Grazie, Salva, grazie. Io me la cavo, non sono, ripeto, non mi reputo fortissimo, ma non mi reputo nemmeno scarso. Me la cavo. C'è molta più gente, c'è gente molto più forte di me, sicuramente. Sicuramente c'è gente molto più forte di me. Grazie comunque. Grazie ancora. Un abbraccio. Bene, ragazzi, quindi vedremo la partita di andata su Depot dei Sexy contro i Sow. Adesso aspettiamo Stefano che ci dia conferma della preparazione delle squadre, ma penso che sia imminente. Ivan, sei in chat, Ivan? No, non faccio l'umile, sono realista, Margula. Cioè, voglio dire, io non mi nascondo, non sono una persona che si nasconde dietro al dito, per dire, anche perché non riuscirei a stare. Quindi, è la pura verità. È la pura verità, io la penso così e per me è così. Esatto. So, we have a game, guys. Let's go. Sexy against So. Vediamo subito i sexy sulla borsa. John la recupera, ma viene tesserato da Chen-Li. Vediamo se riesce a portarlo in base. Sì, è boostato da King. Io penso che questa stasera sia la squadra titolare dei Sexy. Vediamo King, Don John, Turrican, Pino e Air Jordan. Ah, quindi Ivan sta giocando praticamente, ecco perché non mi rispondeva in chat. Sì, Vediamo c'è King da dire che stasera, manca Air Ica. Jordan, Destroy, Don John e Pino, Turrican. Ancora il push di Alisheva su King. Mamma mia, che push qui dei Soul, fenomenale. Alisheva ancora, Destroy, recupera la borsa. Princess dietro di supporto. John. Mamma mia, che è successo qua? È arrivato un Landau allucinante. Peggio del Capizza qua. Destroy sulla borsa. Vito di supporto con Kami.
penso che si cambia Apollo. Vediamo sul lato destro della mappa. Pino, bussato da King, ancora. Air Jordan, Pino, Don John, King, Turrican, Cecchino, Turrican. Prince fa fuori con la mina, Air Jordan. Pino, bussato. Demolition Destroy che cade giù per la granata di Kami. Ancora Pino nella loro base. Vediamo, Turrican con Snake Sniper, Pino, JP Roto. Vediamo Destroy, ancora Don John sulla borsa. Destroy, peccato, cade giù. E diceva ancora, butta a terra il loro boost. John al centro della mappa, cade giù per mano di Kami. Princess recupera la borsa. Ottima prestazione di Princess qui, che recupera la borsa portandola in base. Bravi solo fino ad ora, eh. Vediamo Pino, Duncan King, che busta i suoi compagni di squadra. Pino ancora al centro della mappa. Airstrike da parte di Duncan, che non favore nessuno al momento. Destroy cade giù per mano di Pino. Kami, c'è Pino. Elisheva e Air Jordan. Air Jordan che fa fuori Elisheva e Pino dal Dao C4. Ancora ottimo push da parte dei Sexy qui. Destroy, i Soul non si arrendono. Sfortunato qui Elisheva, peccato. Air Jordan recupera la borsa con Rookie, penso. Lo vediamo a supporto della borsa. Don John, vediamo il C4 da parte di Air Jordan. Thomas che uccide Destroy, il trenino Thomas. Air Jordan sulla borsa. Vediamo il lato sinistro della mappa, Pino con JB Roto. Vediamo il push da parte dei Soul. Destroy ancora, mamma mia, che fa fuori Turrican. Ancora Vito che busta il suo compagno di squadra. Destroy cade giù e diceva Vito ancora, fa fuori Pino. Turrican con il suo macete fa fuori Vito. King ancora sulla borsa, la recupera uccidendo Princess e spruzza Turrican nel contempo. Da John ancora Moses, Pino JP e Jordan Rocky C4. Sbaglia a piazzare C4 in mezzo. Vediamo la macchina con Elisheva che fa fuori. La partita volge al termine. Fa fuori Turrican, mi pare. Vediamo i card. Bella prestazione di Soul. Bella partita dei Sexy, ma a mio avviso grandissima prestazione da parte dei Soul. Complimenti assolutamente, assolutamente, che stanno dimostrando le migliorie giorno per giorno, a mio avviso. Assolutamente, assolutamente, si vede che c'è dell'allenamento dietro. Quindi poi vediamo vai Stefano, scusa. No, volevo dire ottimo, ottima partita di Salvo, ottima partita di Destroy davvero. Sempre sul punto giusto al momento giusto. Peccato pochi boost ricevuti. Vediamo i capi. Pino con JB, Rotogun, Shotgun, Landau, Adrenalina. Giocatore di Valerio di nuovo, ho detto. Mannaggia la miseria. Giocatore di Valera. Air Jordan con il suo rookie, 4 stelle, da notare, 4 talenti, 4 forever, 4 forever. Con il PTU, Roach, fumogeno stavolta, emettitore Landau e C4. Ed infine vediamo Kingio, il mini C, con David, Shotgun, iniettore, Landau ed MD. Risultati. Vittoria per i Sexy con grandissima prestazione dei Soul, 74 a 48 il punteggio finale. Bellissima, bellissima, bellissima. Assolutamente. A mio avviso. Assolutamente. Soprattutto no, sono pienamente d'accordo. Vuoi aggiungere qualcosa, Ste? No, io, quello che volevo dire l'ho già detto e niente, contento comunque che si vedano davvero
sempre meglio, tutti quanti, sì, davvero sì, sempre sì. Meglio. Si vede che sono squadre che si impegnano nei training, negli allenamenti, ci tengono comunque a fare la loro miglior figura in questo torneo, pur essendo unicamente honor, sì, attenzione, sì, sì. Ma l'impegno c'è e si vede. Yes, Gabo, exactly. Crazy game, bro. Yeah. Non rookie, no party. E basta di fare il fenomeno. Sì, non fare il fenomeno. Ivano, non fare il fenomeno, per Dio. Guarda, Ivan, me l'hai tirata proprio fuori, Ivan. Ecco qua. Grazie per il tuo rookie. Me l'hai tirata proprio fuori. Ecco qua. Bene ragazzi, adesso assisteremo all'ultima partita della giornata, dopodiché ci sarà la domanda da parte di Air Giordano in palio 2000 oro per il fortunatissimo vincitore. Quindi vedremo scontrarsi ancora i Sexy contro i Soho sulla mappa di ritorno Ship, quindi mappa esattamente Ship. Perfetto, esattamente. Vai a confermare, vado a dare l'ok. Veramente bravi i So in questa partita, davvero bravi. Certo che c'è potenziale, nono, certo, sotto tutti i punti di vista. Don't forget to hit the like button, guys. Ragazzi, ricordatevi mi piace. Grazie per il supporto. Thank you all, guys, for the support. I love you, Blade. E niente. We have the last game of this night, guys. Sexy against So. Let's go. Bled. Vediamo subito Diana. Stream Bled. Vediamo subito Diana che piazza le sue mine a dar fastidio. Pino su Destroy. Che viene ucciso da Air Jordan. Vediamo i So tutti sul lato destro della mappa e sul lato sinistro. Sexy. Non John riesce la forza. Vediamo se riesce qua fuori. Destroy, non ancora. Destroy ancora nella fase nemica. Abbiamo fatto fuori da King. Kami sui container con Apollo. Vediamo se riesce ad uccidere Pino. Infatti lo riesce ad uccidere con la Smart Bomb. Vediamo Don John sulla borsa. Il push da parte dei Soul sulla destra. Peccato che al momento non c'è il booster. Turrican con Zloy. Vito con Zloy. Uccide Pino. Grande prestazione di Vito qui, che indebolisce Don John, ma viene iniettato dal suo compagno di squadra King. E
posizione né mentire nella loro base. Princess, sul lato destro della mappa, viene fermata e uccisa da Turrican. Vito ancora con Zloy. Viene ucciso da Kino e Miscela con il push. Viene fatto fuori da Pino, Turrican uccide Destroy, Princess ancora sul lato destro della mappa da sola, viene fatta fuori da Pino, ora vediamo Iso all'attacco, Destroy con Dutch, con nulla contro Pino che è spazzato, Lisceva qui che uccide Kami e Don John, King uccide Lisceva. Tex è ancora in vita, in possesso della forza. Air Jordan che fa fuori se stesso con Vito. Kamikaze Jordan in this situation. Turrican che uccide Princess. Ancora Air Jordan che viene fatto con Air Strike che non va a buon fine. Don John sparisce. Vediamo Turrican con il cecchino, indebolisce Vito. Al centro della mappa fino a Don John, Air Jordan, che indebolisce Destroy, ma non lo uccide ancora. Lo si è buttato giù. Al centro della mappa vediamo King, Don John e Pino, i So, pronti per il push. Air Strike da parte di Pino, che fa fuori Pino. Le difese missilistiche talono i sexy dall'air strike da parte di Vito. Ancora King sulla borsa e la partita volge al termine. Vittoria per i sexy. Vediamo i capi. King con David Shotgun Iniettore Landau ed MD. Don John con Moses Shotgun Macete Landau ed MP. Ed infine Elisheva con Celli Rotogan Roach Gas, Landau e Adrenalina. Risultati: vittoria per i sexy 100-17. Punteggio finale. Qui è stata una partita a senso unico. Sì, devo essere sincero. Secondo me, non una buona scelta la mappa per i Soul. Sì. Tecnicamente questa era la loro mappa con i Rotogun che hanno, sì, Destroy è stato esatto, l'hanno strozzato perché lui è un bel Rotogun con un bel Moses maxato, una mappa più larga secondo me avrebbe avuto più spazi, sì. Ecco qua Ivan. Ivan, sei pronto con la domanda? So guys, we have the question time. Abbiamo la domanda, raga. Ready, guys, with your ID game? Yeah, sì, GG. Yes, the last question of tonight, guys. Stay ready. Stay ready for question, guys. Are you ready, Gabo? Nice, Jenny. Nice. Già ne discutavo l'ID.
Oh, I'm sorry. It's easy, bleh. Nice, Jedi. Congratulations. Jedi winner, bleh. Sì, lo so, se la cavano parecchio, Margola, lo so. È una bella squadra. Non male. Bene ragazzi, anche questa serata è giunta al termine. Io passo per il momento la parola a Stefano, a Simone, se vuole aggiungere qualcosa. Dopodiché concludo con il discorso finale e ci vediamo chiaramente domani per un'altra splendida e piccante giornata. Vai Stefano. Beh, ringrazio tutti ovviamente i ragazzi dello staff per la collaborazione, per far filare tutto liscio tutte le sere. Ringrazio i nostri spettatori che sono rimasti dall'inizio alla fine e che anche chi si è aggiunto ovviamente nel corso delle live. Restate con noi, non dimenticate il pulsante mi piace, non forget press the like button. E nulla, ci vediamo domani. E grazie a tutti di nuovo per la splendida serata passata insieme. Buonanotte. Thank you, Jedi, bro. Good night, bro. Simo, vuoi aggiungere qualcosa prima che chiudiamo? Good night, lei assiste. Good night. Thank you for support, guys. I love you. Simo, vuoi aggiungere qualcosa? Forse è impegnato, Simone. Bene, ragazzi. Ci sei, Simo? No, vai, Cesare, è il tuo Va bene. turno. Ok, perfetto. Bene, ragazzi, che dire? Splendida serata anche stasera. Io ringrazio come al solito tutto lo staff che sta lavorando a questo torneo, tutti i ragazzi che ci supportano. Grazie agli sponsor, grazie a Pino, il nostro presidente, grazie a Ica, grazie a Turrican, a Enzo. Grazie per il supporto, grazie agli spettatori che sono online in questo momento, grazie a Ivan per le grafiche, a Simone Tsunami per le grafiche, Ivan che modera la chat, fa le domande. Insomma, un grande grazie a tutti per la collaborazione. Vi voglio bene, ragazzi. Saluto come sempre i miei colleghi in vocal che mi danno una grandissima mano in tutto e per tutto. Concludo dandovi la buonanotte, spero che lo stream vi sia piaciuto, che vi ha reso contenti, vi abbia fatto divertire in quei momenti che abbiamo avuto di divertimento. Grazie a tutti ragazzi, vi auguro una buonanotte e ci vediamo domani. Thanks all guys, good night, thanks for your support and see you tomorrow. Good night and bye bye.